Nuova gradita sorpresa questa mattina sul lungo lago di Como. Nella zona del lungo Lario Trento, infatti, sono entrati nel vivo i lavori per il rifacimento del vecchio marciapiede. Tutto il camminamento tra la strada e la passeggiata Amici di Como è in fase di sistemazione. Gli operai incaricati da Infrastrutture Lombarde hanno già sollevato la gran parte dei sanpietrini sconnessi e dissestati che da anni ormai caratterizzavano e rendevano pericolosa la passeggiata. In queste ore è iniziato il rifacimento del fondo, a cui seguirà poi la ricollocazione del porfido. Quando l'intero marciapiede tra Piazza Cavour e l'area dei Giardini a Lago sarà rifatto, verranno anche eliminate le altre recinzioni di cantiere e, almeno in via provvisoria, il panorama tornerà simile all'epoca pre-cantiere Paratie. Nel frattempo proseguono anche i lavori di ripavimentazione del lungo Lario Trieste, dove l'effetto è già ben visibile soprattutto nella zona di Sant'Agostino. Prosegue anche la demolizione della vecchia biglietteria, che lascerà spazio a un piccolo belvedere. L'intera passeggiata dovrebbe tornare percorribile entro fine giugno. Sempre in tema di fronte lago, nella zona dell'hangar in questi giorni si è accumulata una enorme quantità di rifiuti e detriti, giunti a valle a seguito dei fortissimi temporali dei giorni scorsi. Sebbene con qualche ritardo, però, oggi il battello spazzino è entrato in azione e, pur lentamente, la superficie e le sponde dell'Lario dovrebbero tornare pulite in breve tempo.